Questa per noi è stata un'opportunità che abbiamo voluto cogliere, che ci dà un metodo di lavoro operativo. Il framework significa questo per noi, acquisire un metodo di lavoro operativo per tentare di spostare la logica della programmazione dei fabbisogni personali basata su una spesa storica a una logica di tipo, e quindi burocratica, a una logica di tipo manageriale basata sull'analisi dei fabbisogni. L'opportunità più grande che noi intendiamo cogliere con questo progetto è individuare le modalità di contenere la spesa di personale anche attraverso processi riallocativi. Il processo riallocativo del personale è molto importante. Nel corso degli anni il Comune di Pescara ha registrato un altissimo tasso di pensionamenti. Il turnover tuttavia è stato scarso e oggi registriamo una composizione qualitativa di profili non elevati che per noi è necessario in qualche modo riallocare. Questo è uno dei vincoli maggiori e io intravedo nello strumento che ci dà il progetto e quindi nei framework un metodo di lavoro che mi consentirà di riportare nella mia amministrazione una proposta operativa anche alla classe politica affinché il dirigente acquisisca un livello manageriale più importante e la classe politica abbia anche uno strumento o cruscotto direzionale per rendersi conto delle scelte che poi è chiamata ad adottare in base alle sue competenze. Abbiamo scelto l'analisi della programmazione, la programmazione del fabbisogno di personale e quindi l'analisi, l'assessment, come si dice in termini tecnici, delle competenze professionali perché il Comune di Pescara è in una condizione di riequilibrio economico-finanziario da circa 3 anni. Siamo entrati nel 2014 in questa fase e la prima dimensione strategica che abbiamo dovuto affrontare è stata proprio la rideterminazione della dotazione organica. Noi abbiamo intravisto l'opportunità di partecipare al progetto come un'opportunità di rimettersi in gioco sostanzialmente nella acquisizione di una metodo di lavoro per programmare il proprio fabbisogno di personale. Avevamo l'opportunità di scegliere anche il sistema di valutazione della performance, abbiamo ritenuto che per le condizioni di personale del Comune di Pescara che è passato da 1.400 dipendenti nel 2009 a 750 dipendenti nel 2018, abbiamo ritenuto che non era più la politica assunzionale quella che potesse in qualche modo garantire la mission dell'ente e quindi il mantenimento delle funzioni istituzionali, bensì un processo manageriale interno di analisi della composizione qualitativa del personale che la cui leva assunzionale non può più essere l'unico modo con cui declinare le politiche, i servizi ai cittadini e le politiche programmate. E quindi abbiamo scelto questa linea nel tentativo di fare un percorso interno in qualche modo di rilettura della nostra struttura che ci consentisse di entrare in una dimensione nuova. Noi vogliamo concertare con le altre amministrazioni problematiche e criticità che abbiamo riscontrato nella prima fase iniziale di questo progetto affinché loro possano avere un metodo testato, se vogliamo, per consentirgli di gestire una fase applicativa immediata. Una delle problematiche più grandi che noi registriamo è proprio il disallineamento temporale nella programmazione dei fabbisogni di personale. Noi speriamo che Comune di Pescara con questo framework sperimenti la possibilità di avere uno strumento agile e la sua sperimentazione possa essere una sperimentazione pilota che noi metteremo a disposizione delle altre amministrazioni che ce lo richiederanno.